Noi che prima dell'American Basketball ci piaceva la cosciarca di Tele Capodistria in bianco e nero commentata da Sergio Taucher. Noi che i cartelli in cartone con le scritte locali ospiti li sostituivamo con domaci e gosti, però non sapevamo mai dove mettere quegli strani accenti. Noi che i nostri Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Julius Erving erano Krešimir Ćosić, Mirza Delibasic e Dražen Dalibagić. Noi che il sabato ore 17 ci riunivamo da chi prendeva Tele Capodistria e io portavo la birra, anzi la pivo per tutti. Noi che Radovanovic, ma chi cavolo gli ha insegnato a tirare i liberi? Noi che ce ne frega della difesa se in attacco segniamo un punto più degli avversari. Noi che a Vicenza quando siamo andati in Serie A abbiamo provato due ottimi slavi e invece abbiamo preso due americani un po' così. Noi che dopo aver visto un assist sotto canestro di Delibasic da rimessa laterale, guardando un compagno a centrocampo, ci provavamo ed il pallone sbatteva regolarmente contro il muro dietro il canestro. Noi che i lunghi volevano diventare come Ćosić, ma il primo palleggio finiva sempre sul piede. Noi che l'Italia ha battuto la Jugoslavia, piangevamo di gioia, ma ci dispiaceva un po'. Noi che Vinko Jelovac era un po' grosso e un po' lento, però era dobro sotto canestro. Noi che Zoran Slavnic, mi permetto una licenza, stava sulle palle a tutti. Noi che... Anche ai compagni. Anche ai compagni, bene, allora ho la conferma. Noi che... grazie Sergio, perché con le tue telecronache, il basket, anzi la cosciarca, ci piace un po' di più. Grande appassionato che ha ritrovato Sergio. Marco Rodella. Ciao a tutti. Grazie di essere qui. Brevissimamente, perché è nata questa iniziativa? Perché il mio sabato, a metà anni 70, si svolgeva così. Tornavo da scuola, veloce pranzo, la partita di calcio dell'1:30 su Capodistria col commento di Bruno Petrali. Poi si andava a catechismo e poi si tornava. E si tornava a casa, ma non a vedere la partita di campionato di basket di Jugoslavia. Si andava a casa ad ascoltare Taucher. La partita poteva essere il derby di Belgrado, Cibona contro Jugoplastica, oppure poteva essere Kvarner Fiume contro Radnić di Niš. Era la stessa cosa, perché noi dovevamo ascoltare Taucher. E io sono cresciuto con questa passione che mi è cresciuta con l'andare del tempo per il basket, con risultati rivedibili, ma insomma dal punto di vista agonistico. E, però io metto Sergio sullo stesso piano di altri grandi cronisti che mi hanno fatto appassionare ai vari sport che ho seguito, metto Dan Peterson, Tommasi, Zanolari della Svizzera italiana, eccetera. E cercando ogni tanto sulla rete le varie, siccome non si piglia più Capodistria, cercando le frequenze, mi sono imbattuto in un sito creato dal delfino di Sergio Tomma, o dal Trota, non sappiamo. Trota no, mi alzo meno. Tommaso, ho scoperto che ha scritto un libro, che ovviamente è questo, che ho comprato e che vi consiglio vivamente di leggere ed acquistare. E per farla breve, un po' per scherzo, un po' per gioco, ho detto dai Sergio vieni qua a Vicenza, e sembrava una cosa che si dice, sapete, come quando si finiscono le vacanze, ti dai la mail, ci sentiamo, sì ci sentiamo, sembrava fatta così, e invece finalmente sono riuscito con molta gioia a portare qui uno dei, non avrei mai pensato insomma in quegli anni 70-80 che mi sei trovato ad intervistare qui a fianco a Sergio Taucher. E concludo, perché voi siete qui per ascoltare lui e non me, ed è con immenso piacere che presento il nostro ospite, Sergio Taucher. Accanto a lui, come detto, c'è il collega Tommaso Magnà, al quale vorrei dare un attimo la parola prima di sentire Sergio, che spiegherà il perché del sito e il perché del libro. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti, buonasera. Il perché del libro e il perché del sito è molto semplice. Il libro l'ha scritto Sergio, me l'ha fatto leggere, diciamo così, in maniera clandestina, visto che l'aveva scritto, diciamo, più o meno per sé, nel senso che c'era una possibilità di pubblicarlo, che poi non è andata a buon fine, quindi mi ha detto leggilo, dimmi se mi piace. Io ho detto ne sono rimasto incantato, cosa di cui ovviamente non avevo alcun dubbio, conoscendo bene Sergio, e quindi da lì a decidere di pubblicarlo non c'è voluto molto. Ovviamente il sito era il modo migliore per far conoscere a tutti il fatto che questo libro era stato pubblicato, e cosa che non vorrei sembrare irriverente rispetto a chi mi ha preceduto, una cosa che reputo estremamente importante, che Sergio Taucher esiste ancora, cioè nel senso, io sono pienamente, nel senso, sono lusingato di tutti i ricordi, di tutte, diciamo, le belle sensazioni che il nome di Sergio Taucher evoca, però è una persona, un telecronista assolutamente attuale. Quello che è scritto in questo libro qua non è un libro di ricordi e basta, anche se parla della storia del basket jugoslavo. Brevemente, io quando sono arrivato a Capodistria, l'ho già detto più volte ma voglio ripeterlo, sono arrivato a Capodistria 12 anni fa, collaboravo con American Super Basket, ero un classico cestista americanofilo. Conoscevo a memoria tutti i draft, sapevo tutti i quintetti dell'NBA a memoria, sapevo i nomi di tutti i figli di Allen Iverson, cioè sapevo quello, penso che ero veramente uno dei più grandi esperti di basket NBA in Italia, senza falsa modestia, con il piccolo problema che non capivo niente. Non capivo niente di basket, ma proprio niente. Per quanto pensavo di sapere tutto, perché sapevo benissimo che schema giocavano gli Charlotte Hornets, e perché giocavano l'isolamento per Larry Johnson, però di basket vero, dell'essenza di basket, non capivo niente. Quando sono arrivato là, Sergio era un mito anche per me, come per molti di voi che lo seguivano semplicemente da telespettatori, e sono arrivato là tronfio, diciamo, delle mie conoscenze. Sergio non è che è arrivato e gli metto: guarda, tu di basket non capisci niente, lascia perdere. Ogni cosa che io dicevo: hai visto Garnett di qua di là? Sì, però. Iniziava a spiegarmi: sì, però in realtà era tutta un'altra roba, lascia perdere, non è vero che quello che ha fatto era bello, quello che ha fatto era una faccata. Ma come, Kevin Garnett, che schiacciata che ha fatto? No, era una faccata. Ma come una faccata? Pian piano però tutte queste cose qua mi si sono, come dire, chiarite. Adesso non so neanche chi è stato l'ultima prima scelta del draft NBA, però di pallacanestro ne capisco mille volte più di quanto ne capivo 12 anni fa in merito di Sergio Taucher. Quindi, come dire, glorifichiamo i tempi eroici e tutto quello che c'è stato, però se diamo un'occhiata al blog o anche se leggiamo il libro, capiremo che specialmente nel basket di oggi, specialmente guardando dove sta andando il basket di oggi, cioè nella direzione opposta dove dovrebbe andare il basket, come era inteso e come piaceva a noi ai famosi tempi mitici, allora forse riusciremo a capire che andando da questa parte, andando nella direzione di Sergio Taucher, qualcosa ai noi con molta difficoltà, ma forse si potrebbe ancora fare. Sergio. Bene, allora... Allora Sergio Taucher. Accolto da sigla. Sigla. Ringrazio Tommaso, scusate, ma mi sta 10 minuti fa cominciando a darmi via la voce. C'è proprio una loro fortuna con voi, dice. Ringrazio Tommaso che ha parlato, che è stato l'unico che ha parlato di me come una persona in vita. A questo punto, fra monumento, fra delle cose che facevi, a questo punto
La cosa migliore, si possa parlare di me, è che in questo momento sto facendo il famoso tour delle vecchie glorie. E la cosa purtroppo mi disturba un tantino, perché penso di essere ancora vivo, vegeto e ancora vitale. Anche se io mi sento sempre giovane, ma evidentemente agli occhi degli altri sono già, come dire, un monumento a cui si fanno gli incensi, eccetera. Ma spero proprio di farvi cambiare idea in questi minuti, parlando di cose anche abbastanza, come dire, più moderne. Intanto ringrazio tutti quanti quelli che avete parlato in modo tanto lusinghiero di me. Chiaramente a me capita sempre una cosa molto strana quando sento queste cose, nel senso che dico, ma di chi stanno parlando? Stanno parlando di te, ma sanno chi sei o non sanno chi sei? Evidentemente io mi vedo tutta un'altra persona rispetto a quello che dicono qua tutti quanti. Certo è che però quest'anno, adesso se vi interessa, oggi siamo l'11 marzo, dunque 10 giorni fa sono stati esattamente 40 anni, ho fatto il mio anniversario, 40 anni della mia prima telecronaca. Io ho cominciato a 20 anni, 21 anni, appena compiuti, avevo cominciato, leggerete nel libro, questo faccio molto in breve perché sennò non me lo comprate, e ho cominciato come giocatore di pallacanestro, chiaramente, 17 anni ho cominciato a giocare, perché prima giocavo a tennis tavolo, a 18 anni ho capito che non avrei sfondato come giocatore per deficienza fisica, ero lento e comunque non saltavo nulla, però avevo sempre una buona tecnica, un buon tiro, un grande amore per il basket, mi è sempre piaciuto insegnare, essendo mio papà professore, mia mamma maestra di scuola, dunque sono, come dire, nato con i geni dell'insegnante, e per questo a 18 anni mi sono messo ad allenare. Dopo ho allenato per più di 20 anni, dal mini basket fino alla Serie C. E questo come allenatore di basket, io mi sono sempre considerato un allenatore di basket che per vivere fa il telecronista, e infatti ho cominciato come telecronista, parlavamo di insegnanti, ma non è come telecronista ho cominciato esattamente per sbaglio, nel senso che quando hanno fondato questa TV, che avete visto la primissima sigla, questa è la sigla ancora con la grafica vecchia, quando avevamo il tifferaio è il simbolo della TV di Lubiana, della TV slovena centrale, quella volta non si chiamava ancora TV Slovenia perché era Jugoslavia, dunque si chiamava Centro Regionale di Lubiana, era comunque ovviamente la televisione slovena perché trasmetteva in lingua slovena. Non so quanti di voi sanno che in Jugoslavia non si parlava lo jugoslavo, ma si parlavano tre lingue diverse, e fra sloveno e il croato c'è una differenza esattamente come fra l'italiano e lo spagnolo, per cui se uno non impara il croato non capisce una parola, se è sloveno e viceversa. Per cui io avevo cominciato per sbaglio lì, quando avevano fondato questa sezione della TV slovena in lingua italiana per la minoranza italiana in Slovenia, e anche perché no, per debordare in Italia, visto che quella volta in Italia esisteva solo Rai 1 e Rai 2, per debordare anche in Italia con scopi, come dire, propagandistici, dietro c'erano scopi anche soprattutto politici, e dopo perché no, anche commerciali, infatti i primi tempi abbiamo anche molto guadagnato con la pubblicità. E gli serviva per fare questa cosa, riempire il palinsesto. Come riempire il palinsesto? Con tanto sport, perché c'erano, quella volta non c'erano ancora le battaglie per i diritti come sono oggigiorno, gli eventi sportivi costavano, come diciamo noi a Trieste, bianco o nero, cioè niente, e il Capodistria aveva la possibilità di accedere a tutti gli eventi sportivi della televisione di Stato di Jugoslavia, per cui tutti gli eventi sportivi, esattamente tutti, e aveva l'intenzione di trasmettere molto sport, solo che non aveva telecronisti. Non aveva telecronisti perché bisognava fare la telecronica in lingua italiana e comunque conoscere una lingua jugoslava, perché sembra che le telecroniche si dovevano fare tutte quante dal tubo, sul monitor, si doveva ascoltare per avere informazioni e notizie, si dovevano ascoltare in cuffia quando andava a dire la guida, c'era cioè che il telecronista jugoslavo sul posto che parlava differentemente in sloveno, in croato, serbo o maceno. Per cui bisognava conoscere le lingue. E questo tipo di identikit era estremamente raro all'epoca.
Io avevo la fortuna che sono nato bilingue dalla nascita, essendo mio papà sloveno, come anche il mio cognome, come anche il mio cognome tradisce. Nato a Trieste, come della minoranza slovena di Trieste, mia mamma italiana, triestina, puro sangue nel senso di bastardaggine totale, perché a Trieste siamo tutti bastardi. Mia mamma si chiamava Lange, dunque era di origine austro-tedesca, mia nonna materna si chiamava Parole, era nata a Cherso di madre dalmata e di padre traspiantato da Chioggia, dunque un ottavo di sangue veneto ce l'ho anch'io, per cui potete immaginare che tipo di razza siamo noi a Trieste. Essendo che parlavo italiano e slovenese dalla nascita, non avevo nessun problema con le due lingue. Ho avuto sempre da piccolo, sognavo di fare il radiocronista, una volta non c'era ancora neanche la televisione quando ero piccolissimo, per cui era il mestiere che desideravo fare da quando ero nato, e appunto proprio per fare poi il telecronista in TV Capodistria mi aveva raccomandato mio padre, ho provato mio figlio, mi hanno provato e sono rimasto lì dopo per 40 anni. E a questo punto chiaramente per fare il telecronista ho abbandonato gli studi. Sono l'unico della mia classe, pur essendo stato nella mia classe il secondo miglior studente di tutti i tempi, sono stato l'unico che non si è diventato dottore, per cui sono sempre un diplomato di scuola media superiore, ma devo dire qui, anche se non si dovrebbe dire, siamo nell'aula mai al mio liceo, la cosa ovviamente, visto che ho fatto per tutta la vita quanto ho desiderato di fare, con successi tipo questo che mi chiamano addirittura da Vicenza, venire a parlare a gente a Vicenza, che cosa mi fa morire assolutamente, dunque il fatto di non essere dottore, devo dire, mi ha fregato molto poco. Quindi questa è in breve la presentazione. Parlando del libro, come ha detto Tommaso, è più che altro una specie di cosa che ho scritto per divertimento per me stesso, perché a me, incredibilmente, vista la mia pigrizia proprio filosofica, comunque piace scrivere perché mi diverte, e ovviamente questo libro l'ho scritto buttando giù i ricordi. Avevo lì la pila dei quaderni nei quali mi scrivo le formazioni, e facendo le telecroniche dal tubo, non avendo internet, computer e roba online come ci sono adesso, bisognava semplicemente arrangiarsi, e io durante le telecroniche mi scrivevo tutti i nomi dei giocatori di due squadre, e mentre parlavo scrivevo il punteggio progressivo, non solo, ma su una colonna laterale mi scrivevo il referto come si scriveva una volta, 9 parentesi, quella come si chiama, quella lunga, graffa. Parentesi graffa, sbaglia 1, numero 5, con il cerchietto attorno, segna da 3, 4, mi facevo il referto più i punti e contemporaneamente parlavo. Dunque, Sergio, scusa se ti interrompo, poi stai facendo l'errore che hanno fatto prima loro, lo fai ancora questo, quando fai il telecronista? Certo che lo faccio ancora, perché dopo tanti anni ci ho preso un po' di pratica e perdo molto meno tempo così che non a cercare, visto che sono cieco come una tanta su internet, a cercare la colonna giusta, fare i fatti subiti, poi quelle cose lì, intanto che cerco su internet perdo l'azione, che è esattamente la cosa che più mi fa impazzire quando ci sono i telecronisti che intanto guardano le statistiche mentre nel frattempo succedono cose tutte in campo che loro non vedono e non raccontano, sono le cose che io odio come spettatore, e assolutamente non vorrei che i miei spettatori mi imputassero questa cosa, perché sarebbe per me un peccato mortale. Cioè io quando faccio la telecronaca, visto che la faccio nel tubo, voglio commentare le cose che si vedono in quel momento senza parlare del più e del meno. È una cosa che io non sopporto da parte degli altri telecronisti, immaginarsi se lo sopporto per me stesso. Ma tornando al discorso, avevo questi libri con tutti i punteggi, dunque sapevo che aveva segnato anche il canestro decisivo, tutto avendo il referto vicino, per cui mi sono divertito. Ovviamente con le conoscenze che avevo, a parte in un capitolo all'inizio del basket jugoslavo come lo conoscevo da spettatore, da appassionato, da bambino, da quando trasferitomi sull'altipiano carsico a Piccina riuscivo a captare la televisione jugoslava, cioè da quando avevo 10 anni in poi, il mio 14° anno, dopo la 64, che anche coinciso, oltre che con l'era di Beatles e dei Rolling Stones, cosa che non mi è assolutamente dispiaciuta essere nato in quell'epoca, perché detto per inciso, ognuno di noi che è vivo prima o poi nasce, dopo prima o poi muore,
Dunque, Nati Fernati, intanto vale essere nati nel 1950, perché lo reputo veramente aver trascorso l'adolescenza negli anni 60, una botta di sedere veramente tremenda, e non dover vivere adesso, i giovani di adesso, che non si sa, poverini, dopo quando cresceranno cosa potranno fare. Mentre, diciamo, io sono nato con i Beatles, con i Rolling Stones, e sono nato anche con la grande esplosione del basket, sia in Italia che in Jugoslavia. Racconto nel libro, il primo episodio, quando vidi 16 anni giocare la prima partita, quando esordì con lo Zadar, casualmente era per la televisione jugoslava, e dunque ho vissuto quell'epoca da spettatore, poi da 71, quando ho cominciato a fare la telecronaca, e le telecronache ho avuto anche questa botta di sedere, che proprio in quell'epoca stava nascendo la prima generazione d'oro della Jugoslavia, con Ćosić, con Stamic, con Kićanović, con Deli Basic, con Dalin Pajić, con Jerko, con tutta questa, con Solman, con Scanzi, con tutta questa gente qua. Sergio, perdonami. Non volevo solo finire, per cui in questo libro, dopo del 71, ho anche i riscontri dei miei tabellini, per cui è stato facilissimo scriverlo, mi sono tanto divertito, e adesso la storia l'ha raccontato lui. Tu nelle primissime pagine del libro sfati quello che per molti di noi è un luogo comune, ovvero sia nelle varie sfide con squadre jugoslave, nazionali, di club, le squadre italiane spesso e volentieri le hanno prese. Però c'era la giustificazione, ma per gli jugoslavi la pallacanestro è lo sport nazionale, ce l'hanno nel sangue. Tu ti preoccupi subito di smentire questa credenza? Beh, innanzitutto lo sport nazionale in Jugoslavia è sempre stato il pallone, cioè questo è poco ma sicuro. Cioè lo sport nazionale è stato il calcio. Pallacanestro è stato uno sport che era praticamente riservata alle elite studentesche di due città più una in Jugoslavia. Le due città erano, una era Ljubljana, una era Belgrado, a Zagabria basket praticamente la gente viveva solo per la Dinamo, in Dalmazia non si parla, a Spalato loro avevano il loro Hajduk, il loro gioco del balloon. E la terza città era Zara, perché ha una storia peculiare. Zara, saprete tutti, penso, nel ventennio fra le due guerre mondiali era un enclave in Italia e in Jugoslavia, per cui a Zara si sviluppò una tradizione cestistica già prima della seconda guerra mondiale, che dopo venne solamente rinvigorita dopo la seconda guerra mondiale con i primi successi. Tanto per dire, lo dico nel libro, pochi sanno per esempio che era proprio un professore italiano rimasto a Zara dopo la seconda guerra mondiale, uno dei pochi che non sono andati in Italia, di nome Enzo Sovitti, è stato il primo maestro di tutti questi grandi giocatori, addirittura è arrivato bene ai tempi di Ćosić, non parlare che è stato l'allenatore, quello che ha scovato e che ha allenato e ha formato Pino Gergia, che è stato uno dei primi grandissimi giocatori. Jugoslavia è stato l'anima del basket di Zara. Dunque era confinato a tre città praticamente, cioè Ljubljana, perché Ljubljana aveva in Slovenia, la Slovenia che è piccolina, sapete bene che ha bravissimi giocatori adesso, la Slovenia ha 2 milioni di abitanti, la Slovenia è stata sempre una nazione che invece ha avuto il basket come sport nazionale. In Slovenia sì, in Slovenia lo sport nazionale è sempre stato il basket. Quando si incontrano politici e vari attori e compagnia per le partite del cuore, non la giocano a calcio, la giocano tutti a basket, perché tutti più o meno hanno giocato a basket. Sono ministri in Slovenia, sono stati bravissimi. Il primo ministro due mandati fa, sloveno, proprio il premier, è stato un bravissimo playmaker di Serie B, tanto per dire. Cioè Serie B, là. Per cui in Slovenia sì. Belgrado invece ha avuto questa grandissima fortuna che il basket è stato lo sport di nicchia, che ha raccolto vicino a sé gente che è uscita dall'università, dunque erano tutti minimo dottori, per non dire magistri e compagnia bella, che rispondeva al nome di Borislav Stanković, Aca Nikolić, Radomir Šaper, Nebojša Popović, eccetera, tutta gente dell'intelligenza esattamente spaziale, come si è visto anche dopo, per tutti i ruoli che questi hanno ricoperto, cioè gente, come dire, che vedeva decenni avanti, di una intelligenza strepitosa, che ha fondato il basket a Belgrado, ha fondato la scuola jugoslava, partendo da una semplicissima premessa. Il basket è uno sport che si gioca con un pallone, dove bisogna buttare la palla a canestro,
e le regole sono queste. Non ci interessa esattamente niente di cosa fanno in America, perché in America hanno una mentalità anglosassone, loro hanno ma tutto un altro tipo di approccio allo sport rispetto a noi che siamo balcanici e mediterranei, per cui vediamo come fare per interpretare le regole del basket a modo nostro. Infatti loro hanno creato la scuola jugoslava che poi si è espressa e che lo vedi ancora oggigiorno, perché tu praticamente guardi in televisione, se hai l'occhio un po' allenato, un giocatore di scuola serba lo vedi come si muove dopo 10 secondi, perché è una cosa ormai che è diventata quasi un imprinting genetico. Questo ha fatto sì che il basket si sviluppasse come sport di nicchia, non essendoci interessi di sponsor e compagnia bella, i politici non sono riusciti a distruggerlo, per cui quando il basket è diventato importante i politici hanno tentato di distruggerlo, come fanno sempre quando entrano nello sport, non sono riusciti a farlo, grazie a Dio, perché lo sport, il basket era già in mano ai cestisti a prima generazione, che nel frattempo erano diventati dirigenti e politici anche a loro volta, però politici di basket. Per cui questa è stata la grande fortuna del basket di Jugoslavia. La seconda fortuna ovviamente è quella di Jugoslavia, non fisico, non si può negarlo, la razza dinamica esiste, cioè gente di 2,10, 2,15 che si muove, che semplicemente sono piccoli, allungati, cioè gente normale di quella statura, che ne so, milioni no, quanti basta per fare tante squadre di pallacanestro, quello sì. E il terzo è che i jugoslavi lavorano, si allenano come pazzi nel basket per questioni proprio di, non perché vogliono guadagnare soldi, tutti dicono che hanno fame, avevano fame, sì, perché così allenandosi potevano guadagnare e andare all'estero, una palla clamorosa. Cioè parlare di fame, di voglia di lavorare, quando uno ha in mente i dinarici, soprattutto i montenegrini, viene da ridere. Cioè io ho raccontato l'altro giorno a Udine, una barzelletta idiota sul Montenegro, per esempio, se sapete qual è il primato montenegrino sui 100 metri di atletica leggera, sono 84 metri, più avanti non c'è niente, 84 metri sono troppo stanco. Per cui questa motivazione è assolutamente fasulla. La motivazione vera è che agli jugoslavi piace, come a tutti i balcanici, greci sono esattamente uguali, bulgari, romeni sono esattamente uguali, albanesi anche. Questo è i Balcani, questi sono i Balcani. Ma diciamo sempre i greci, i croati, che sono i tre grandi popoli dei Balcani dal punto di vista cestistico, loro hanno proprio nel sangue l'idea di prendersi in giro. Cioè, quando si gioca, il gioco è una cosa troppo seria, è una cosa troppo seria per poter perdere. A tutto si può perdere, nella vita si può perdere, si può essere morti di fame, si può guadagnare niente, si può essere bastonati sul lavoro, si può essere bastonati nella vita, la moglie può tradire, quello che si fa, quando si gioca non si deve perdere. E soprattutto non si deve perdere perché è lesivo della propria dignità, perché vuol dire che l'avversario è stato più furbo di te. Io uso un verbo serbo che è assolutamente intraducibile, e loro dicono nadmudrivani vuol dire essere più astuto dell'avversario. Tu quando sei in campo devi essere più astuto dell'avversario, perché se non lo sei perdi, e se perdi soffri. Per questo si allenano come pazzi, perché nessuno vuole venire in campo a fare la figura dello stupido. Perché quando lì perdi fai la figura dello stupido, non fai la figura del perdente. Perché puoi anche perdere. Infatti loro quando giocavano contro l'NBA, quando giocavano contro gli americani forti, perdevano 110 a 55 le prime volte. Però ho fatto il tunnel a Jerry Lucas. Lui non me l'ha fatto. Per loro quella era la cosa importante. Questo dico, gli ho segnato il sottomano. Abbiamo perso 110 a 55. Dettaglio assolutamente irrilevante. L'importante era prendere in giro. Per questo anche... è una cosa che non lo dico nel libro, ma lo dico sempre ad ogni presentazione, bisogna rendersi conto che gli jugoslavi erano molto antipatici, perché quando vincevano una partita, soprattutto contro l'Italia, che è stata sempre considerata il rivale storico, se la vincevano in modo largo o tale da poter permettere, finivano con l'esibizione,
cioè finivano con i passaggi alle hoop, con i passaggi palleggi sotto dietro la schiena, con i passaggi tipo pallavolo, queste robe qua. Contro l'Italia, vabbè, contro l'Unione Sovietica, non si parla. Cioè è arrivata perfino nella sigla della domenica sportiva pan-jugoslava a suo tempo, quando nella finale di Liegi del 77 contro l'Unione Sovietica Slavoj Cekićanović finirono sull'ultima azione palleggiandosi la palla tipo pallavolo. Cioè si palleggiavano, facevano proprio hop, un altro bugger, si palleggiavano la palla a pallavolo perché erano 15 avanti, e questo seccava tutti quanti che gli jugoslavi ti prendessero in giro. No, attenzione, perché quello era il più magnifico complimento che loro potevano farti. Quando ti prendevano in giro era come la corrida spagnola quando al torero vengono date la coda e le orecchie. Cioè vuol dire che tu eri riuscito ad essere più astuto, più bravo, più furbo, soprattutto, di un avversario che temevi. Cioè quando gli jugoslavi affrontavano una partita contro avversari che loro rispettavano e la vincevano, dovevano finire in esibizione per dare sfogo a tutta la loro gioia. Perché non era prendere in giro l'avversario, era glorificare se stessi. La cosa peggiore che poteva capitare quando giocavi contro la Jugoslavia era quando la Jugoslavia, diciamo, a 5 minuti alla fine vinceva di 30 e poi con gli avversari in pressing vinceva di 6. Detto grande rimonta avversaria nel finale. Quello era invece il massimo del disprezzo. Pensi, guarda, vi abbiamo dato 30 giocando con la mano sinistra e ancora siete in campo, perché non andate sotto la roccia? Non vedete che non capite niente. Cioè contro di voi dobbiamo giocare, cioè dobbiamo passarci a giocare contro questi, loro li chiamavano gli indiani, cioè dobbiamo giocare contro questi indiani e ancora esistono e vorrebbero giocare avanti, ma non hanno visto che gli abbiamo dato 30 punti, cosa vogliono ancora? Ecco, quando la partita finiva, che gli jugoslavi un po' indolente si passavano la palla, se facevano intercettare, gli altri andavano in contropiede e festeggiavano il canestro, vuol dire che ti consideravano esattamente zero. Per cui se ti prendevano in giro eri fuori. C'è però una pagina esilarante nel suo libro quando lui che è slavo, che tifa Jugoslavia, la Jugoslavia va a più 9 contro l'Unione Sovietica a 40 secondi, una cosa del genere, alla fine, e quindi il telecronista di Capodistria si alza, fa un certo gesto al pubblico e poi come finisce? Ma posso leggerlo qui dal libro? Ma te la ricordi? Te la ricordo di sicuro? Me la ricordo benissimo. La raccolto alla lunga o in breve? Come vuoi. Insomma, c'era questa partita semifinale mondiale 86, quelle volte andavamo ancora in giro, eravamo nel nostro momento massimo fulgore, si poteva anche andare in giro per grandi manifestazioni internazionali. Ero lì a Madrid a fare questa semifinale Jugoslavia-Unione Sovietica dei mondiali. E il pubblico di Madrid tifava tutto contro la Jugoslavia. Proprio loro avevano un odio atavico nei confronti dei fratelli Petrovic, perché con i fratelli Petrovic quegli anni c'era una straordinaria rivalità Cibona-Real Madrid. Rivalità si fa per dire, perché il Real Madrid, che era campione di Spagna, contro il Cibona in quegli anni, in 4 anni perse 9 partite su 9, cioè le due della fase finale più una finale di Coppa Campioni per 4 stagioni di fila. Con Dražen Petrović, che narra un episodio, fece una volta Lopez Torreal con doppio tunnel davanti al pubblico in casa, ogni volta facendo così con il pugno verso il pubblico. E loro, i fratelli Petrović, guardato segnale, faceva l'aeroplano, li odiavano. Allora fischiavano in modo, erano proprio contro la Jugoslavia. Io mi sono detto, vabbè. Va bene, siete contro le Jugoslavia, ma fare il tifo per cioè odiate tanto le Jugoslavia e fare il tifo per il e allora partita si gioca, le Jugoslavia gioca una grande partita, 47 secondi alla fine, segna Ciuturo dell'angolo, più 9, c'era il tiro da 3 punti, però se vi ricordate all'epoca, sul fallo subito, si poteva tirare l'1+1 oppure rinunciare e rimettere l'altro. Dunque partita finita, diceva, e c'erano i 30 secondi. Cioè, adesso la Russia sovietica segna, dopo 30 secondi teniamo la palla, fine. Morale della favola, sulla rimessa Sabonis avanza da oltre metà. Cosa fai? Sul più 9, a questo punto col pubblico che fischia e ben perito,
commentando con le cuffie in testa, mi alzo e verso tutto il secondo anello del Palazzo dello Sport, tiro un gesto dell'ombrello clamoroso, proprio che mi vedesse tutto il pubblico. Tutto il pubblico, volevo che mi vedesse, infatti è visto. Continua la partita, Saboni spalleggia oltre metà campo, si alza, tira non dichiarata di tabella, boom, tripla. Sulla rimessa jugoslava, ormai già tanti falli, giocava Radovic, quello della Crvena Zvezda, rimette la palla direttamente in mano a Tihonenko, Tihonenko da 3 segna, da più 9 a più 3 in 5 secondi, no, in 10 secondi neanche. Comunque si poteva tenere palla, sono rimasti abbastanza secondi per tenere palla praticamente fino in fondo. Comincia la litania dei falli, 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 falli. Drazen Petrovic, ogni volta che gli fanno fallo, va da ciò, si c'è a implorare che lo lasciano tirare l'uno più uno, perché dice io segno. Infatti segnava questo, non c'era problema. E ciò si no, lato, 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 lui era allenatore. Lato di qua, lato di là, lato di qua, mancano 8 secondi alla fine, la rimessa, la palla va a finire in mano a Vlade Divac, 18 anni dello Slovan Kraljevo, esordiente nazionale. Vorrebbe partire in palleggio, cambia idea, si alza, ricade per terra, passa. Palla ai russi, rimessa 4 secondi alla fine, Walters da 3, pareggio. Supplementari, vince l'Unione Sovietica di un punto. Mi alzo, levo la cuffia, stordito, sconvolto, e mi alzo, guardo verso il secondo anello, tutto il pubblico. Tutto il pubblico mi vede e per 2000 gesti continui, io mi vedo fare, ah, è quello là, poc, ah, è quello là, poc. 2000 gesti dell'ombrello subiti in... è stata la scena che ancora adesso ho davanti agli occhi, questi che scendono, sono quegli incubi che ritrovi ancora, sono passati 25 anni, ma la scena è ancora. Tu hai parlato di Čosić come allenatore, Sergio, nel libro... Tu definisci l'avvento di Čosić come una rivoluzione copernicana. Molti dei presenti qui l'hanno visto sicuramente fin da giovane. Io purtroppo l'ho visto soltanto gli ultimi anni a Bologna e col Cibona Zagabria. Che tipo di giocatore era Čosić e soprattutto perché dici che è una rivoluzione copernicana e perché ti ha impressionato? Secondo te è stato il miglior giocatore di tutti i tempi della Jugoslavia? Penso. Proprio perché dopo di lui il basket non è stato più lo stesso, né in Jugoslavia né nel resto d'Europa. Čosić è stato. Čosić intanto ha avuto la sfortuna, la fortuna e la sfortuna di essere nato nelle giovanili dello Zadar. Lo Zadar, squadra di Zara, aveva questa filosofia, era una squadra di piccoletti che correva in contropiede, basava tutto sul tiro degli esterni e soprattutto del suo leader massimo che era Pino Gerlo. Dunque loro a Zara odiavano i lunghi, nel senso i lunghi erano il male necessario, però la filosofia di Zara era questa: il lungo prende l'imbalzo, perché è lì per quello, ma che per l'amor di Dio subito dia la palla ai piccolini, perché noi abbiamo pagato il biglietto per vedere giocare loro, non certamente un lungo. Se un lungo dopo preso il rimbalzo osava tirare da più di 10 centimetri, veniva preso a pietre e tiravano in campo pietre, perché giocava all'aperto e tiravano pietre. E per cui il lungo era bandito da qualsiasi tentativo di palleggio, tiro, palla al piccolino, noi abbiamo pagato il biglietto per vedere lui. Allora io sto qua, Čosić, 16 anni, 2,8 metri, che fare di lui, troppo lungo. Allora Čosić, prima volta che è entrato in campo, a 17 anni, e me lo ricordo perché casualmente ho visto quella partita d'esordio sua per televisione. Narro nel libro, entra questo qua che era poverino, era emaciato, era una specie di spaventapasse, con queste braccine sterminate, ma poverino, emaciato, ho detto con questo qua, povero, si uccide subito, cosa gli hanno messo in campo? E diceva il telecronista che era una giovane grande promessa di vivaio, che addirittura Gerza diceva di lui che era bravissimo, lungo. Prima cosa che fa, quegli altri tirano a canestro, dalla mischia spunta questo tentacolo invisibile, prende la palla e dice, beh, adesso lo passa il piccolo. No, parte in palleggio, budubum, budubum, sembrava che dovesse perdere la palla da un momento all'altro,
ha fatto tutto il campo coast to coast, non l'ha perso. Ho detto, bottami, Sergio. È andato un momento, tac, in contropiede, la passa il piccolino che segna da sotto al momento giusto. Sarà stato un caso? No, non era un caso. Perché, vabbè, un paio di volte lui fu fantasioso, ancora bambino, è andato su di giri, ha fatto cose strane che gli avversari di suoi non capivano, però vedevi che era un piccolo racchiuso nel fisico di un grande, di un lungo. Lui era nato playmaker di 2-10. E lui è stato alla rivoluzione copernicana perché? Perché a Zara gli hanno concesso di palleggiare e di tirare a canestro, che è stata una rivoluzione assolutamente incredibile. Cioè lui ha sdoganato in Jugoslavia il ruolo del lungo. Per questo tutti i lunghi jugoslavi dopo hanno voluto emulare Ćosić. E lui ha posto questo standard per cui un lungo che non sa palleggiare, che non sa tirare, che non sa passare le palle viene scartato. E infatti in Jugoslavia i lunghi dovevano allenarsi almeno 4-5 volte di più dei piccolini perché dovevano sapere le stesse cose dei piccolini, invece no, non li mettevano in campo. E questa è stata anche una grande fortuna in basket jugoslavo. Ćosić, oltretutto poi, quando è maturato fisicamente, per quanto fosse sempre magro, non c'erano ancora i tempi degli anabolizzanti, quando è scoppiato il tempo degli anabolizzanti, lui già era diventato mormone, per cui era già diventato purista e puritano, dunque guai se li avesse presi. Quando ha messo su fisico, lui era anche aveva un fisico straordinario, cioè lui è stato tra l'altro il primo europeo. Lui ha aperto la strada come primo europeo, è andato a studiare in college negli Stati Uniti, è andato a studiare a Brigham Young, oggigiorno una cosa assolutamente di routine, quella volta è stata una cosa assolutamente incredibile, che uno dall'Europa vada a studiare ai college. E dopo i primi 2 anni in Brigham Young, dove era diventato assolutamente l'idolo totale della folla, perché vedere giocare uno così, loro non l'avevano mai vista, e si è convertito alla religione mormone, ha abolito le proteine, lui non aveva bisogno per sostenere un fisico molto ampio, ha abolito le proteine, si è buttato al vegetariano, le preghiere sempre di sabato non si gioca, trovi qua, insomma è tornato in Europa il terzo anno, che è giusto le Olimpiadi di Monaco di Baviera, che non era più lui. Cioè era sempre Ćosić, ma aveva perso tutto il fisico, per cui Ćosić che si è visto in Italia era un Ćosić praticamente al 60-70% o di più del Ćosić, che è stato assolutamente assurdo, un giocatore irripetibile, che ha giocato soprattutto nella stagione 70-71. Come ha giocato Ćosić agli europei del 71 in Germania con la Jugoslavia, quando la Jugoslavia era praticamente in fase di rinnovamento dopo aver vinto i campionati del mondo del 70, e tutta una serie di gente forte aveva quella volta smesso. Era morto Rajković, aveva smesso Daneu, cioè avevano rifondato la squadra, lui praticamente da solo, quasi da solo, lui cannò praticamente una sola partita che fu la finale contro l'Unione Sovietica. Se avesse giocato anche quella partita, ma era anche stanco, teneva le squadre in mano da solo, avrebbe vinto il campionato europeo da solo contro i sovietici, era una cosa assolutamente strepitosa. Per cui anche tecnicamente lui era un giocatore di livello. Il livello non più ripetuto. Posso raccontare un aneddoto che lo racconto sempre. Io proprio all'inizio della mia carriera, ricordate nel 71, infatti sono stati i primi europei che ho trasmesso come telecronista, quelli del 71 in Germania, la Jugoslavia si preparava per questi europei e giocarono un amichevole Umago, voi siete in Vicenza, lo sapete la geografia delle parti nostre, Umago era in Croazia, però sono 20 km da Budapest. E allora abbiamo fatto questo grande exploit che siamo andati a trasmettere sul posto, ci siamo spostati di 20 km da parte di Cronica, non più dal tubo ma dal vivo, pareva di sognare. E feci la telecronica dal vivo sul campo all'aperto, era un torneo estivo, e quando la Jugoslavia giocò contro la selezione della Gillette, allora erano americani di americani di sbarco che giocavano in Europa qua alla ricerca di un ingaggio insieme a Jim McGregor, e Ćosić giocò, si divertì, ha partito ovviamente super extra messa in cassaforte davanti alla mia postazione, diciamo non più lontano, ecco, lì lontano come il signore lì, l'operatore televisivo,
lo vidi fare una roba del genere, prendere un balzo in difesa, lui era destro, non era mancino, palleggiare fuori verso di me, è arrivato in angolo del campo così, palleggiando, cambiò mano, si mise la palla sulla mano sinistra e con la mano sinistra fece un passaggio incrociato al volo così, dietro la schiena, attraversando tutto il campo e recapitando la palla esatta, perfetta, nelle mani del compagno che andava a segnare il contropiede. Questo l'ho visto con i miei occhi, dunque Cioce c'era capace di fare questo, cioè con 2,10 metri, per dire alla faccia dei grandissimi progressi che sta facendo il basket oggigiorno. Se Cioce di quella volta giocasse adesso, diciamo con non più di 2 iniezioni, per dargli così, non più di 5 kg, perché ormai si bombano tutti quanti, aumentano di 15-20 kg, a lui solo 5 kg in più, perché proprio non lo spostassero, ma anche senza bombe, anche senza steroidi, Cioce oggigiorno, mi viene da ridere cosa farebbe di centri, perché gli faceva queste finte, e poi soprattutto se lo lasciavano, si alzava in sospensione e segnava. Un altro bel capitolo, secondo me, è quello che dedichi alla squadra di Čačak e un po' tutto quanto quello che ruotava attorno a Čačak, ossia il Borac. Più che altro per come descrivi l'ambiente di Čačak, il fatto che loro siano convinti che il basket sia stato inventato lì, che nulla al di fuori possa scalfire questa convinzione, e anche delle persone che vi hanno giocato. Secondo me è bellissima, ad esempio, le parole che spendi per l'idolo assoluto locale che è Radmilo Misovic, e soprattutto per i suoi allenamenti, no? Che come li faceva. Se vuoi dire due parole su questo. Sì, adesso non so qua, come con età media, se qualcuno si ricorda delle telecronache, delle primissime telecronache, anni 70, quando c'erano questi tempi eroici del Borac di Čačak. Allora, è difficile qui spiegare perché siamo già in Veneto profondo, è più facile da noi Friuli Venezia Giulia, dove c'è vicinanza con l'ex Jugoslavia, rendere un po' l'idea. Ma insomma, dovete immaginarvi, i Balcani profondi, questo borgo di Čačak sarà una località, avrà 50-60 mila abitanti, non di più, 120 km a sud-ovest di Belgrado, nella Serbia più profonda, cioè lì è proprio Serbia doc, dove la località più vicina è altri 80 km, Užice, in una gola di un fiume che è ancora peggio. Ma questo Čačak, sono stato una volta che c'era un torneo, siamo arrivati a Čačak, insomma l'autobus, tanto per dire, sul viale principale, ad un certo momento si è dovuto fermare perché attraversavano le galline, tanto per dire, questo era per dire l'urbanità di questo posto. E loro avevano questa squadra di basket, avevano una tradizione incredibile perché chissà come il basket era il loro sport nazionale lì della città, tutti giocavano a basket. Ovviamente non c'era né internet, né televisione, né niente, e soprattutto lì sono serbi veri. Per cui i serbi sono un popolo che ha da sempre la convinzione di essere un popolo eletto. Loro sono il popolo più intelligente, più bravo, più tutto, non dei Balcani, del mondo intero, perché il loro mondo si ferma nei Balcani, dunque del mondo intero. Loro sono convinti di essere qualcosa di più degli altri, in tutti i sensi, mentale, fisico, eccetera. Loro sono convinti di aver vinto tutte le guerre, in realtà non ne hanno vinte una. Cioè loro tutte le battaglie importanti le hanno sempre perse. Le guerre le hanno vinte gli altri per loro, però loro glorificano anche le sconfitte. La loro festa nazionale è il 31 giugno del 1389, quando persero Montefurchi in una battaglia della Piana di Cosa. Quella è la loro festa nazionale, vi do tanto. Insomma lì, no, 26. Per cui loro hanno questo complesso di superiorità assolutamente pazzesco nei confronti di tutto il resto del mondo. Dunque a Čačak, essendo
in questo borgo sport nazionale, il basket, loro lo interpretavano a modo loro. Loro se lo sono inventato, loro avevano inventato il basket, dunque lo giocavano a loro modo. E il loro modo, fra l'altro, era molto buono, perché tu vedevi questi giocatori made in Čačak, non c'erano due che giocassero allo stesso modo. Cioè uno tirava così, l'altro tirava così, quell'altro tirava così. Dopo c'era, ogni tanto veniva fuori uno che per sbaglio tirava giusto, si chiamava Cicciandoli. Sì, non succede, la storia di Cicciandoli è straordinaria. Cicciandoli era un giocatore di calcio, che giocava a calcio nella seconda squadra di Čačak, Prosvjetnica. E lui giocava a calcio all'età di 15 anni, 16 anni, neanche cioè 16 anni più o meno, quasi 16 anni. Un giorno, non sapendo cosa fare, si recò sul, cioè, per tenersi un po' in moto, in allenamento, andò al campetto della sezione basket e chiese lì, c'era uno degli allenatori, disse: ma cos'è sta roba? Cosa bisogna fare? Gli disse, beh, l'hai visto per televisione, si tira la palla a canestro. E come si fa? Tu prendi e tiri. E narra la leggenda metropolitana, ma viene confermata anche da più fonti, che c'erano che spendesse la palla, ciuff, segnasse, si fa così, sì, esatto, ma riprova, pluff, di nuovo canestro, pluff, di nuovo canestro, e l'altro domani c'è allenamento di basket. Così cominciò lui a giocare a basket. Per cui che lui avesse quel suo gran tiro era semplicemente perché prima volta che aveva preso la palla in mano aveva tirato così, perché era un talento assolutamente naturale per lui. Dunque, avevano tutte queste strane, però loro capivano di basket, era gente tutta furba. Cioè, avevano una marcia in più, vedere giocare in bola a Čačak, che era una meraviglia assoluta. E infatti l'ultimo loro prodotto, si chiama Želimir Obradović, nato a Čačak, lui arrivò tardi come playmaker al Partizan e adesso ha vinto 6 Coppe dei Campioni col Panathinaikos, prima ancora del Partizan, con il Real Madrid. Dunque non è l'ultimo dei scemi, Želimir Obradović. Dunque questa è proprio scuola Čačak, lui è proprio nato lì, il giovanile del Borac, dopo è arrivato al Partizan e dopo in nazionale, dopo come allenatore, per cui questa era la scuola di Čačak. E il loro idolo assoluto era questo Radmilo Mišović. Radmilo Mišović era una guardia, 1,80 m più o meno, non di più, gambe cortissime, fisico proprio classico di calciatore, busto lungo, gambe corte e tozze, impettito, così correva un po' come un papero, perché aveva le gambette corte. E allora lui era un tiratore puro, ma tiratore puro a Čačak, perché cosa era la sua specialità? Lui tirava praticamente da poco oltre metà campo, dei simuri verso la tabella era fatta di plexiglass ammorbidito, una specie di gelatina, dove qualsiasi fosse l'angolo di incidenza, la palla quando batteva nel punto giusto prendeva bene. Anche tirata. Sergio, la stessa cosa succedeva qui ad Asiago quando si andava a giocare in alto piano, c'erano i rigoni che facevano le stesse cose. No, perché conoscendo Mišović avevo questi tabelloni qua. Allora tu tiravi una palla a 720 km all'ora, si fermava e cadeva. Per cui lo schema del Borac di Čačak era questo di dare la palla a Mišović, gli altri facevano un blocco tipo football americano, questo qua è arrivato oltre metà campo, tirava il ciabellone e segnava. E questo era il suo compito. Lui è stato 5 anni, in 5 anni è stato 4 volte, o in 4 anni 3 volte, insomma, scrive nel libro quando mi sono informato, capocannoniere del campionato jugoslavo, con questa semplice azione. Poi evidentemente se dopo la sua seconda azione, che non dico nel libro, è quella ovviamente che difendeva in quattro, lui attendeva oltre metà campo, se per caso il suo squadra recuperava, lui era già il primo in contropiede che non tornava mai in difesa, mi sembra normale. Che era fra l'altro una tattica usata da tantissime squadre jugoslave. Cioè quando una squadra jugoslava, l'ho provato sulla mia pelle, andando a giocare amichevoli con la mia squadra di Trieste, giocando ancora io, e dopo anche come allenatore, quando andavi a giocare in Jugoslavia era una cosa assolutamente molto strana, perché diciamo partita punto a punto giocava normale, verso il decimo del secondo tempo loro prendevano 10 punti di vantaggio, era regolare, loro lasciavano uno fisso in attacco e quattro difendevano,
fisso in attacco, se ce l'è che tu segnali il canestro, loro sono rimessi a quell'altro e manteneva i due punti, cioè due punti tu, due punti loro, due punti loro, partita finita. E se tu chiaramente volevi lasciare uno che lo marcasse lì, giocavano in 4 contro 4, cambiava niente. Ma magari lasciavano un altro dopo in attacco, perché fosse libero lui. La loro idea era quella, segnavi tu, segniamo noi, siamo 10 avanti, teniamo il punteggio, c'è il suo problema. E in tanti anni non sono mai riusciti a trovare una tattica per battere questa idiozia. Ogni volta segnavamo noi, torna sulla difesa quello solo, intanto avevano tutto quanto già preparato, sulla rimessa loro non si degnavano di difendere in modo clamoroso, se tu segnali, beh, basta, l'importante è fare la rimessa immediata per due altri contropiede che segnali. Radmilo Misovic in questi casi era il designato per segnare quando erano attaccati. Ecco, questa tattica, questo è diventato 4 volte su 5, 5 volte su 6, non mi ricordo, capocannoniere del campionato di Jugoslavo, e l'unico anno, guarda caso, qua non ha vinto il titolo di capocannoniere, è stato l'anno che Kicanovic, di passaggio dallo Željeznica, ha andato a giocare nel Borac, ha giocato assieme a Misovic, e allora gli ha tolto anche qualche pallone, e Misovic non poteva avere tutte le palle per il canestro, lì non è stato capocannoniere. E dopo, l'anno dopo, Kicanovic è andato al Partizan, e Misovic è diventato capocannoniere del campionato di Jugoslavia. I suoi allenamenti erano questi, lui veniva prima della squadra, radunava i ragazzini per i quali era un idolo assoluto per le strade, andando all'allenamento, radunava un numero congruo, 5-6 ragazzini, questi qua si disponevano a semicerchio, lui si metteva nelle varie posizioni dove doveva tirare sempre di tabella, questi qua gli passavano la palla in continuazione, recuperavano i palloni pesanti, lui non si muoveva, chiaramente rimaneva lì, sulla piastrella a tirare, tirava una serie infinita di tiri, sempre con i serventi che gli passavano la palla, quando aveva tirato i tiri, ringraziava i ragazzi, andava via, incrociava la squadra che veniva ad allenarsi, e lui non si allenava perché non aveva senso, gli aveva già fatto il suo allenamento, e andava a curare sui piccioni che aveva, perché aveva allevatore di piccioni. Questi erano i personaggi del basket jugoslavo, erano visto il stato sicuramente più allucinante di tutti quanti. Però era anche un fior di giocatori, però già la sua apparizione, era classica apparizione da Serbian lover. Cioè, piccolino così, sempre bello azzimato, questi capelli neri, un po' mattati con la brillantina, non c'era il gel ancora, lisci così, con una bella riga qua. La faccia proprio del seduttore. Ma andava via, intanto la squadra veniva ad allenare, perché ovviamente la squadra doveva difendere il 4-5 di Stati Uniti. Tu prima hai parlato della rivalità che c'è stata sempre storicamente con le squadre italiane. E non si può non parlare dell'episodio forse più famoso, che è la rissa di Limoges nell'83. Tu hai detto che avevi, purtroppo non c'è un filmato che c'è. C'è, l'ho visto. L'ho visto, c'è su YouTube. Ah, c'è. Sì. E conferma praticamente tutto quello che ho detto, solo per un particolare maledizione che mi è sfuggito, ero convinto che il calcione che ci hanno che si avesse dato a Meneghin invece aveva rifilato a Villaita. Ero convinto questo Meneghin, perché c'è tutta la storia dietro, perché Kicanovic e Meneghin non si potevano vedere, perché Meneghin nella finale olimpica, il presidente della federazione, poi spero che il presidente come stato regionale non ascolti, il presidente della sua federazione, il suo grande capo, quando la Jugoslavia aveva già stravinto nell'80 le Olimpiadi di Mosca, la finale contro l'Italia, sull'ultima azione della partita Meneghin tirò una ginocchiata nella coscia di Kicanovic, lo mise fuori il combattimento, l'acerazione del muscolo, non so, quadricipite mi sembra, qua femorale, e fu fuori per 5 mesi. Non solo, ma Kicanovic dopo, quando arrivò a giocare a Pesaro, dopo aver fatto 45 punti la prima partita con la Scavolini contro Milano di Dan Peterson, contro Abilli, in contro di ritorno lo presero sotto la sua ala D'Antoni e Meneghin, praticamente lo macellarono, cioè picchiavano per impedirgli di far canestro, poi dissero grande difesa, praticamente gli fecero una specie di servizio mafioso, e poi diciamo che ogni volta incontrava Meneghin aveva, come dire, e già era uno, come dire, incazzoso, per cui immaginarsi come Meneghin, per cui ero convinto che se la fosse presa con Meneghini, invece no, se l'aveva presa quel primo che era lì, che era di là.
comunque tutto quanto è nato e veramente rivisto su YouTube, servizio che ha fatto, e su YouTube c'è il servizio della televisione serba, ovviamente loro come prima cosa hanno fatto la gomitata in uscita del blocco, quella sì cattivissima, un buon amico a Kiciamovic nel primo tempo, che in Italia nessuno ne ha parlato di quello, dice sì, ma è stato montato di gioco, la Madonna è montato di gioco, è stato proprio un killeraggio proprio di... E rivederlo dopo tanti anni sono ancora più convinto che se all'epoca ero, come dire, quei ricordi, ero stato quasi plagiato dalla propaganda di Aldo Giordani che si è spostato il contatto di gioco, adesso dopo tanti anni rivisto su YouTube è stato veramente un atto di killeraggio nei confronti di Chiciano, che dunque Chiciano fosse leggermente adirato, scusi il termine, cioè non voglio usare il termine esatto perché siamo in una scuola, che fosse leggermente adirato, si poteva anche capire. E poi però la scena bellissima, quella del fortino di Slavici Kiciamovic sul tavolo dei segni appunti che prendevano le sedie contro gli italiani che andavano alla carica come Neghini in prima posizione a dare punti. E poi la bellissima scena è stata quella con Dalí Parris, perché Meneghino c'è vero, diciamo che Slavic, giustamente come dice, non era il più simpatico di tutti, cioè i due più antipatici che tutti gli italiani avrebbero voluto tanto menare, e lì avevano l'occasione finalmente perfetta per farlo anche con una perfetta scusa, perché la rissa era stata cominciata da Kiciamovic, dunque la scusa era perfetta per menarli. Erano andati tutti l'attacco di Slavic e Kiciamovic, Meneghini in prima fila, allora Meneghini vuole tirare un cazzotto a Slavic, Slavic si schiva e boom, colpisce Dalí Parris che era lì che guardava la scena l'imperterrito. Dalí Parris era un gentil uomo che guardava la partita lì. Boom, c'era questo cartone da Meneghini, Momentino si scuote, Dalí Parris aveva un buon fisico, assorbiva bene i colpi. Meneghini lo vede, dice: No, scusa, non intendevo colpire te, scusi, Dalí Parris, figurati, cose che succedono, gli fa un cenno per dire, vabbè, tutto a posto, fa ancora così, e Meneghini ritorna a menare, è stata una scena straordinaria. Sergio, tu, facciamo un excursus tecnico, tu non sei un grande amante, eufemismo, dell'attuale basket NBA? Se ci puoi dire il perché e se è sempre stato così, oppure se qualche anno fa, in quei famosi anni 70-80, anche per te il basket di riferimento poteva essere quello d'oltreoceano. Ma allora, innanzitutto qui questo mi dà occasione di sgomberare tanti il campo da tantissimi equivoci. Quando ho cominciato io a fare basket, quando ho cominciato io ad allenare il basket, parliamo fino agli anni 60, anni 70, il basket americano all'epoca era 20-30 anni avanti. Cioè, se voi guardate i filmati, non so, della finale ancora del 65, mi sembra, quando giocarono Cincinnati contro Boston, con Cincinnati giocava Oscar Robertson, Boston giocavano ancora Bob Cousy, Sam Jones, Bill Russell, Jeff Havlicek, Casey Jones, compagnia bella, quello era un basket che noi, cioè, non esisteva che si potesse paragonare, e non solo era un punto di riferimento, cioè erano tutto il basket, dunque per vedere novità tecniche, per vedere giocare a basket veramente non potevi non guardare cosa succedeva negli Stati Uniti. E il basket americano è stato sempre un grandissimo basket. E gli anni 80, la finale per esempio dell'85, Boston Celtics contro Los Angeles Lakers, Larry Bird, Kevin McHale, compagnia contro Magic Johnson e Karim e Ubrami dall'altra parte, è stata la serie di basket più grande che mai sia stata giocata, e lì veramente avevi visto il basket al massimo della sua espressione in tutti i tipi, perché erano giocatori di basket, che era gente che giocava a basket, perché era come aveva detto Larry Bird, giustamente i suoi giocatori non riuscivano a capire, guarda che io un giorno, non so dove giocavano, a Houston, prima dell'inizio del quarto, avevo la tripla doppia
in punti, rimbalzi ed assist, e avevo 9 recuperi, avrei potuto tranquillamente entrare in tutti i record per fare una quadrupla doppia, giocando l'ultimo tempo facendo un recupero, mettendomi sulla linea di passaggio della squadra, entrando nella statistica. Io nell'ultimo tempo, nell'ultimo quarto, non sono entrato. Perché? Perché? Perché stavamo vincendo di 30 e il giorno dopo giocavamo a Los Angeles contro i Lakers. Mi sono risparmiato. E ha detto, quando allenava in Indiana, sui giocatori non riuscivano a entrare in questa mentalità. Come? Tu hai rinunciato a un quadro dell'Ope per riposare, per giocare il giorno dopo contro i Lakers. Sì, perché c'era la mentalità che si diceva di squadra. Non si, cioè, vinceva il Boston Celtics, vinceva Los Angeles Lakers, non vinceva Larry Bird. Dunque c'era ancora la mentalità vera, che il basket è uno sport che si gioca in 5 contro 5, dove i giocatori hanno precisi i ruoli, precise gerarchie, preciso tutto, dove quando tu vedi una squadra vedi chi fa cosa e perché, e per il fine ultimo è quello di fare canestro e impedire agli avversari di fare canestro e vincere le partite. Mentre dopodiché è venuto Michael Jordan, che era un giocatore esattamente di questo tipo. Solo che Michael Jordan, poverino, aveva anche questa sfortuna, che era uno che volava. La gente di Michael Jordan non ha mai visto che era un giocatore mostruoso, di squadra. Michael Jordan è stato quello che è riuscito a fare il giocatore, uno, scusate, qui vi scandalizzerò, uno dei più grandi bluff, secondo me, della storia del basket, che è Scottie Pippen. Scottie Pippen era un giocatore che, infatti, appena Michael Jordan ha smesso, ditemi cosa fa. Scottie Pippen era un grande specialista, un giocatore, quello, ma non era un campione. Con Michael Jordan, Scottie Pippen ha reso in modo assurdo. Perché? Come ha reso Ron Harper? Chi era Ron Harper? Cioè, giocando con chi era Luke Longley? Chi era Bill Wellington? E infatti l'unico giocatore di genio che è venuto a giocare a Chicago, che era Tony Kukoc, Jordan lo ha boicottato ancora prima che venisse il Chicago Bulls, perché lui sapeva che era prima scelta il Chicago Bulls, e nella finale olimpica contro la Croazia nel 1992 lui ha dato ordine a Scottie Pippen di cancellare dal campo Tony Kukoc. No, non era lei, voleva intervenire. No, non voleva. Vuole dire, per cui Michael Jordan è uno straordinario giocatore di squadra. Lui è riuscito a far vincere la sua squadra, che era un giocatore in realtà mediocre. A questo punto la gente però vedeva che Michael Jordan era uno che schiacciava da tutte le parti, che volava a Jordan di qua e a Jordan di là. E Jordan ci ha cavalcato questa cosa. E allora tutti quanti hanno pensato che il basket fosse uno sport per gente che vola e schiaccia. Lo sono tutti, tutti questi suoi cloni, che erano dei emeriti imbecilli totali, gente che non aveva la più pallida idea di cosa fosse il basket, ma che volava. E è venuto Shaquille O'Neal, che è diventato un grande giocatore di pallacanestro solo perché era grande e grosso e spostava tutti. Ma lui di basket non ha mai saputo giocare, mai saputo giocare a basket, soprattutto non aveva mai tiro. Cioè, se immaginate Shaq, se avesse avuto il 2%, non il 50%, della tecnica che aveva Karim, cosa avrebbe fatto su? Cioè, se avesse avuto il 2%, esagero, diciamo, se avesse avuto il 10% della tecnica che aveva Karim, cosa avrebbe fatto su? Non sapeva fare niente, non sapeva fare niente. A mezzo metro al canestro, riusciva a fare canestro, e questo è diventato il giocatore eponimo dell'NBA. Questo ha rovinato l'NBA, perché la gente ha cominciato a vedere gente che salta, che schiaccia, che corre. Non ha cominciato più a vedere gente che... È diventato un idolo Allen Iverson, il quale giocava come giocava Allen Iverson, uno contro uno, quando arrivava il secondo arrivava uno contro due, quando arrivava il terzo giocava in uno contro tre, quando arrivava il quarto, visto che quattro non riusciva a batterli, e riusciva in qualche modo a passare la palla, perché aveva grandi doti acrobatiche, a qualche compagno libero era libero sicuro, visto che quattro erano su di lui, erano rimasti quattro liberi, dunque non era difficile fare un assist. Ma solo quando arrivava il quarto, già su tre tirava da solo. Se secondo voi questo è basket, guardatevelo, secondo me questo non è basket. Questo è un gioco, scusi Presidente, è un gioco masturbatorio. Non trovo altri termini, cioè onanista. Il basket è un gioco dove
lo scopo principale è di fare canestro e si gioca in 5 contro 5 per fare più canestri avversari o in subordine per prenderne di meno. Tutto qua. E tutto quello che si può fare è di giocare in 5 contro 5 perché è il modo migliore, il modo più logico per fare questa cosa. Oggigiorno all'NBA tu vedi un gioco di una primitività assoluta. Primo che ha la palla tira. E le difese non c'è un aiuto. Uno che va via segna. Segna 30 punti Brandon Jennings. Che è una ciofeca. L'avete visto giocare? Segna 30 punti Brandon Jennings. A me mi ha sconvolto una notizia quando ero in turno, facevo il tempo largo, che dice, perché lavora ancora, no? Non mi tirano fuori dal sarcofago per fare, lavora ancora. Quando facevo il turno del telegiornale a Capodistria, notizia che in un tempo Semih Erdem, giocatore del Fenerbahce che va a giocare nell'NBA, ha fatto 14 punti in un tempo giocando a riserva in Boston Celtics. È uno che è incapace di mettere la palla dentro da mezzo metro. Come ha fatto 14 punti nell'NBA Semih Erdem? Ne segna 20 Sasso Vujačić. Ma vi rendete conto? Cioè, a questo punto, che basket, che credibilità può avere il basket dove gente di questo tipo riesce a fare canestro, che in Europa non li lascia, semplicemente perché tirare da fuori non sanno. Sotto canestro in Europa arriva sempre il secondo che non lo lascia venire, e allora cosa fai? Prendi rimbalzi, ma allora prendi rimbalzi dalla Jugoslavia, dei tempi che furono, prendi rimbalzi dal piccolo perché sei lui. Sergio, un altro paio di domande, poi direi se qualcuno del pubblico vuole farti qualche domanda, ben volentieri. E, oltre che nel libro, anche nel blog su cui scrivi attualmente, dici spesso, e anche nel libro c'è una pagina ben precisa, in cui dici che ancora oggi sei convinto che una squadra formata da 5 giocatori, massimo 6, se ben allenati, potrebbe vincere tutto quel che c'è da vincere alla faccia del turnover, delle rotazioni che vanno molto di moda adesso. Punto primo. Punto secondo, continui a batterti sul fatto che la palla canestro deve essere soprattutto attacco, quindi segnare un canestro in più, la difesa è un, fra virgolette, un male necessario. Porti ad esempio il fatto che nessun ragazzino dice adesso oggi vado a difendere al campetto, ma dice vado a tirare a canestro al campetto. Queste due, sei ancora convinto al 100% di queste tue affermazioni oppure hai qualche dubbio? Evidentemente non mi conosci, Tommaso. Nella mia cerchia degli amici le convinzioni tauceriane sono convinzioni granitiche da mattina assolutamente inscalfibili. Quando uno dice guarda ha una convinzione tauceriana vuol dire che è assolutamente sono già diventato da questo punto di vista una specie di pietra di paragone. Due cose diciamo sono leggermente fraintese. Oggi giorno sono stato frainteso, è abbastanza popolare come scusa. No, ma siamo solo leggermente. Nel senso, scusa, adesso ho perso il filo. La prima cosa che dicevi era quando di essere in 5? Sì, su quando essere in 5-6. No, attenzione qui bisogna distinguere. Oggigiorno intanto si gioca molto di più, si gioca anche più veloce, si gioca molto più difficile perché gli arbitri tollerano, questo è tutto un altro discorso. Ci si picchia molto di più, ci sono molto più infortuni, ovviamente essendo che ogni giorno i giocatori sono tutti bombati e hanno masse muscolari che non sono rette dal loro scheletro, si infortunano molto prima, mentre una volta c'erano giocatori come stato Dani Pagic che non ha mai avuto un infortunio in vita sua in 18 anni di carriera, mai avuto un infortunio. Quando ha avuto un infortunio aveva il piede rotto, ha segnato 30 punti alla finale, chiedere a Zorzi, ma ha giocato lo stesso. Vuol dire, oggigiorno si spaccano anche perché chiaramente essendo bombati è solo normale che si spaccano e essendo ci sono molto più contatti tutte queste cose qua. Per cui giocare in 5, tu fondi una squadra su 5 giocatori, poi al sesto, settimo, ottavo, ovviamente improponibili. No, io dico questo, che la mia filosofia di gioco è questa, che deve esserci in campo il play titolare, la guardia titolare, l'ala piccola titolare, l'ala forte titolare, centro titolare, che devono giocare assieme ed essere omogenei, cioè capirsi, essere amalgamati.
Dopo c'è ovviamente il play di riserva, il centro di riserva deve esserci. C'è il giocatore tuttofare che è l'ottavo giocatore, c'è il nono giocatore che entra a riempire buchi, c'è il nono giocatore che è il classico guastatore, che è quello che mette in campo, che ti può fare vincere o perdere la partita, e c'è il più bravo degli juniores. Secondo me una squadra strutturata in questo modo, dove i cambi sono esattamente ben precisi, ben predeterminati, dove si sa benissimo chi entra e quando e perché, è una squadra che sicuramente ha molto più capo e coda anche nel 2011 rispetto a una squadra dove tutti entrano come mosche impazzite e escono a tre al colpo. È una cosa che non riuscirò mai a capire, però questo è anche un prodotto collaterale della scuola jugoslava, che è la scuola Žeravica, che poj ripresa da Bosan Tanjević e da Božo Maljković, che pretende che la squadra, per tenere alti il ritmo, tenga sempre in campo giocatori freschi, eccetera, che secondo me è controproducente, ma qui si tratta di questione di opinioni, ovviamente la mia vale come quella degli altri. Io sono convinto, chiaramente, però sono convinto per me, non è che sono convinto che sia giusto, io sono convinto che sia così, però concedo che può essere che non sia vero. La seconda è la prevalenza dell'attacco sulla difesa. Non è che la prevalenza è l'attacco sulla difesa, maledizione. Certo che l'attacco prevale, però perché prevale? Perché compito primario di questo maledettissimo gioco è di fare canestro, dove tutto ruota attorno a questo presupposto, che è il Big Bang, dal quale si deve partire. Per vincere partite devo fare canestri. Da questo nasce tutto. Cioè non è che vado in campo e difendo, ma difendo cosa? Difendo uno che tenta di farmi un canestro, certo, ma allora è meglio che lo faccia prima io che non lui. Per questo dico che l'attacco ha l'assoluta precedenza, perché è ovvio. Ci sono nella vita, tutte le nostre cose che facciamo, ci sono dei rapporti di causa e difesa. La causa del basket è il voler fare canestro, l'effetto è lo faccio o non lo faccio. Se lo faccio sono bravo io, se non lo faccio è bravo quell'altro. Adesso che io non lo faccia il canestro perché sono stato io un pollo, ho sbagliato un tiro facile, oppure perché la difesa mi ha costretto a sbagliare, è totalmente irrilevante. Questo dico io, totalmente irrilevante. Il fatto unico che vale è quello, se il canestro è stato segnato o meno. Non esistono altre cose nel paracanestro. Il canestro è stato segnato, sì o no? È stato segnato come? Chi se ne frega? Canestro segnato in sottomano, in entrata, o la schiacciata con 3,60 in tomahawk, vale sempre 2 punti. E uno che schiaccia in tomahawk dopo il giro di 3,60 ha speso un'energia idiota sprecando un salto. Chissà perché quelli che fanno atletica risparmiano i salti, perché quando fai atletica leggera e salti, provi a saltare i meno salti possibili, vero? Chi ha fatto atletica o no? Chi ha fatto atletica tante volte risparmia il terzo tentativo sul terzo salto alla misura superiore perché non vuole stancarsi. Allora tu hai fatto una schiacciata 3,60 in tomaco, che hai sprecato delle energie che potrebbero servirti nella zona successiva per finalmente difendere, e ricevi anche l'applauso, non sei un pirla. Perché se eri solo potevi tranquillamente buttare la palla a canestro senza saltare e risparmiare energia. Ecco, io ragiono così, mi dispiace, ma voglio vedere qualcuno che provi a confutarmi quanto dico. Chiaro, il pubblico apprezza la schiacciata 3,60 a Tomo, ma io sono allenatore e dico il mio giocatore, e magari tu nel frattempo venivi abbagliato da un flash e mi sbagliavi la schiacciata, io ti uccidevo con galera. Perché tu, io ti uccido, ma ti uccido. Il giocatore che mi sbaglia la schiacciata, io lo uccido. Perché schiacci? Appoggia la maledizione. Appoggia. E non fai fatica. Il vecchio Jordan, quando aveva 40 anni che giocava con Washington, tirava i piazzati. Perché aveva capito che fare fatica non ha senso. Finché era giovane poteva saltare. Quando era piccolo saltava quando serviva. Che è esattamente quello che è nel basket. È chiaro che se serve devo saltare. Ma farò fatica. Farò fatica, però serve, deve. Ma se non serve, perché? Questo voglio dire. Dunque, come si segna il canestro? Del tutto irrilevante. L'unica domanda a cui bisogna rispondere è stato segnato o non è stato segnato? E tutta la domanda verde qui. Dunque, può essere segnato perché sono bravo in attacco o sono bravo in difesa, o sbaglio perché
sono scarsi in attacco oppure loro sono bravi in difesa. E io sono convinto che se io sono bravo in attacco vincerò tutte le partite, perché la difesa è anche più brava. Se io sono bravo in attacco, visto che uno sport si gioca con le mani e dunque l'attaccante ha sempre vantaggio sul difensore, io farò più canestri di loro, sicuramente. E allora a questo punto, se io segno più canestri della squadra avversaria, chi se ne frega se vinco 115 a 42 o 115 a 113, spiegatemi. Se vinco 115 a 113 non ho difeso niente, però comunque i miei 115 punti li ho segnati, ho risparmiato energie in difesa che mi verranno molto buone la prossima partita, quando in attacco non riuscirò a segnare e purtroppo dovrò vincere la partita in difesa. Questo voglio dire. Dopo, chiaro, se non mi va in attacco devo fare in modo per vincere questa partita. Se non segno devo inventarmi qualcosa, dunque devo cominciare a difendere. Però la difesa arriva come conseguenza dell'attacco, ma l'edizione non può essere una priorità. E mi rifiuto, cioè proprio sono proprio... qui sono proprio da mattina, sono convinto di avere ragione e che questa sia la verità. Continuo a essere convinto che c'è una perversa malinterpretazione di cosa sia il basket. Basket è, ripeto, questa semplice domanda. Il canestro è stato segnato o no? Se è stato segnato ho vinto, se non è stato segnato ho perso. Tutto il resto sono chiacchiere. Vedo alcune facce allibite qui fra i nostri coach in tabella. No, che dicono i coach. Adesso Sergio, giro le cose che dovete chiedere a Sergio, le chiediamo. Un'ultima cosa. Parli qui nel tuo libro c'è una pagina dove tu fai un giro a vedere alla vecchia palestra ginnastica goriziana la finale degli europei cadetti e racconti come, di Kicianovic hai parlato prima di quanto bravo fosse da subito, e racconti come in questa partita lui giochi con un passaporto che i balcanici avevano fatto indietreggiare di un anno, avanzare di un anno per farlo giocare. Allora non si accontenta, c'è qua a Vicenza, qui c'è uno che quella partita l'ha giocata, è arrivato Lino Mascellaro, me ne ha parlato e poi tra l'altro devo dire che nel girone, Lino mi ha raccontato, nel girone l'Italia cadetti batté la Jugoslavia. Ma ricordavo una squadra scarsa quella volta. Poi invece in finale Zizic, Delibasic, Kicianovic col passaporto falso. Attenzione, quella squadra di Jugoslavia, adesso Mascellaro mi confermerà, aveva due fenomeni, che erano Kicianovic e Delibasic. E bastavano però. E sono bastati, sì. Però perché per gli altri Zizic è stato NE per tutto il torneo, e dopo che ha raccontato Novosel, lo scrivo anche nel libro, Zizic avevano scoperto sui monti del Montenegro qualche mese prima. E visto che quella squadra del 54 non avevano proprio i lunghi, proprio non ce n'erano, incredibilmente una generazione priva di lunghi, si chiedevano come fare perché la Jugoslavia fosse presa sul serio. Allora Novosel, che era un furbo e che studiava molto queste cose, aveva detto a Zizic: guarda, se tu con un allenamento intenso riesci a imparare il terzo tempo per fare un riscaldamento decente, ti porto con i tempi spaventativi agli europei cadetti. E infatti lui imparò a fare il terzo tempo, questo mi ha detto no, se proprio per sé. E se tu impari a fare il terzo tempo, ti porto agli europei, così tu in riscaldamento spaventi gli avversari. Ma miseria, questo quanto è lungo, cioè, sarà uno forte. Dopo non è entrato, non si può fare niente. Infatti Zizic non aveva giocato niente, se no probabilmente scampo di partita finita. Giocavano Morel e Milicevic, che erano due semicentri del Kvarner di Fiume, appunto, come titolari, e giocava Dragan Todorić, che è stato diciamo il terzo che era decente, che poi ha giocato tutta la carriera come scudiero di Kicianovic, di Spremaker del Partizan. E le riserve non hanno fatto niente. Cioè quella squadra aveva due giocatori, cioè Kicianovic e Ribasso. Dici, grazie. E infatti sono stati campioni d'Europa. Però neanche voi non eravate una squadra brutta, anzi eravate molto forti. Sergio, io scusa. Non è che Villalta fosse un brutto giocatore o quella gente lì, Girolli. L'ultima cosa che volevo chiederti è sulla un po' dal basket, però tu ne parli nel tuo libro. No, scusa, volevo finire e parlare questo era del passaporto di Kicianovic.
cioè questa era una prassi normale nei Balcani, non solo in Jugoslavia, in Turchia vincevo campionati europei cadetti con moglie e figli a seguito. Non so sapere, per quanto riguarda la Jugoslavia, per quanto riguarda la Jugoslavia, nessuno sa esattamente ancora l'anno di nascita di Radovanovic, nessuno sa esattamente l'anno di nascita proprio di Žižić, nessuno sa l'anno di nascita, per esempio, di un altro giocatore che è mitico, perché nessuno sa esattamente quando si è nato. Radovanovic viene dato come 56, ma voci in corridoio dicono sia in realtà del 54. Perché succedeva questo? Diciamo che ce l'ho portato prima, aveva cominciato a giocare a 15 anni e aveva ricevuto la prima palla in mano. Dunque lui ha cominciato a giocare a basket a 15 anni e mezzo, 16. E a 17 anni appena è venuto fuori, e ha bruciato tutte le tappe. E allora a questo punto lui è arrivato che dovevano fargli fare esperienza internazionale, insomma un anno non c'è problema. Ovviamente le autorità erano tutte, era un regime, per cui veniva la telefonata della Federazione Basket, dice ci serve che ci facciate un passaporto a questo tale Italia, che parte di un anno veniva fuori il passaporto ufficiale, cioè il passaporto della Repubblica Jugoslava, nel quale il passaporto vero, nel quale l'anno di nascita era stato contraffatto. Così ha giocato Vilfano un anno al campionato dei cadetti, lui nel 57, in realtà ha giocato nel 58, anche perché dovevano fargli fare esperienza. Ma questo poi, diciamo, Vilfan è stato l'ultimo caso, dopo non hanno fatto più prove perché ormai il basket aveva preso tanto piede, c'era una generazione ormai talmente forte, per cui dall'anno di nascita 60 in poi potete pensare che gli anni di nascita siano veramente tutti quelli giusti. Sergio, per non dilungarmi troppo, salto a pie pari tutti i giocatori e gli episodi che citi delle persone, dei giocatori che sono più vicini ai miei ricordi, quindi la generazione di Josevic, Danilovic, Divac, Dražen Petrovic, per me il più grande di tutti, per cui può contare. Una cosa mi interessava capire è la disgregazione della Jugoslavia, di cui tu parli anche nel libro. I rapporti fra i giocatori delle varie etnie, come erano negli anni, diciamo, da metà degli anni 80 fino a quando poi successe quello che è successo? Guardate, la cosa viene molto bene spiegata in quel... Cioè io non occorre che aggiunga esattamente niente a quel meraviglioso documentario che mi ha girato, fatto negli ESPN sul basket del Jugoslavo, che con il rapporto con Dražen Petrović e Divac, Once Brothers. E i rapporti, loro erano veramente come fratelli. Cioè non è retorica, loro veramente come fratelli. Quando è morto Deli Basic 2003 in Bosnia, sono arrivati da Belgrado Kičanović e Slavnić. Kičanović e Slavnić durante la guerra in Bosnia erano schierati nettamente dalla parte nazionalista serba, erano quelli che sparavano sulle donine, sulle donne che attraversavano il ponte per andare a fare la spesa, e tiravano a pagamento, cioè loro avevano i cecchini, veniva gente, si poteva divertire a sparare alle monete sul ponte dietro il pagamento alle milizie serbe. Succedevano queste cose qui durante la guerra serba. Dunque Slavoj Kičanović erano due nazionalisti serbi, ed è morto Mirza Delibasic, come nome e cognome dice stesso, musulmano, però loro fratello. Loro sono arrivati a Sarajevo, nessuno ha tolto loro un capello, hanno portato sulle spalle a piedi la bara in cimitero piangendo, e la gente li ha applauditi. L'unico che non è venuto al funerale di Delibasic è stato Žarko Barajić, che è quello che deve tutta la carriera di Basic. Come ha detto Bo Sattani, Žarko Barajić, cioè Mirza Delibasic nella finale Coppa Campione 79 contro Varese segnò 75 punti, 30 suoi e 45 di Barajić. Questo lo dice sempre Bo. Voglio dire che erano veramente come fratelli, solo che Divac
come racconto anche nel libro e come pare anche nel documentario, si rese autore di un gesto che i croati non gli hanno mai perdonato, che è stato quello di strappare e di lacerare una bandiera croata alla fine del campionato del mondo del 90, vinti dalla Jugoslavia Jugoslavia che stava già crollando in Argentina. Casualmente quelle volte eravamo sotto Berlusconi, ero lì, ero a Buenos Aires, dunque ho visto la cosa dal vivo. E i croati hanno visto solo per televisione, dunque Divac è stato assolutamente bandito dalla Croazia, cioè era proprio odiato in Croazia. Il fatto stesso che dopo tanti anni sia potuto venire a Zagabria a casa della famiglia Petrovic vuol dire che già sono cambiate, senza che nessuno lo uccidesse per strada, perché riduce la guerra. Perché la guerra è una brutta cosa, la guerra è una bruttissima cosa, la gente in guerra impara a sparare, dopo non dimentica più come si fa a sparare, questo è il problema. Non è che finita la guerra quelli che sparavano anche per difendersi poi dimentichino, quando uccidi la prima persona dicono tutti poi pace uccide le altre. Guerra è una brutta, brutta bestia. Infatti i reduci di guerra poi fanno tutti un po' fuori di testa. Non che Divac potesse essere, come dire, bersaglio di qualche fanatico, non è assolutamente da escludere. Il fatto stesso che sia arrivato a Zagabria senza che nessuno gli facesse niente testimonia il fatto che i tempi sono per fortuna cambiati e ormai c'è il confine tra Serbia e Croazia, un confine tutto normale, quando passi in automobile vai dalla Serbia in Croazia, c'è problema. Bene, io direi se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa a Sergio, dopodiché qui ci sono i libri che è possibile acquistare, farvi firmare da Sergio, non credo li vogliate firmati da me, e anche se le 9 punti in prima divisione li ho messi all'aperto. E perché in prima divisione ho fatto 26. Altri tempi, ero più difensore. Bene, se qualcuno di voi vuole chiedere qualcosa, io seguo moltissimo il tuo sito, ci siamo anche scambiati qualche mail. Volevo che parlassi saresti, scusa, Walter Fraccaro. Sono bravissimo. Grazie. No, volevo dire se era di quelli su che lista metterti. Penso che tu non sai su che lista metterti. No, su quella dei molto buoni. Volevo un'impressione tua invece, siccome l'argomento che lì è stato affrontato, mi fa piacere insomma farlo qui. Quello sul basket giovanile di adesso e su quello che viene insegnato o forse non più insegnato ai ragazzi che giocano a basket adesso. Penso che la gente sia qua già un po' esausta perché si dovrebbe ricominciare una nuova conferenza. No, io penso semplicemente questo, molto in breve. E so che è irrealizzabile purtroppo oggigiorno. Il basket è un gioco, il basket dovrebbe essere giocato. Dunque i ragazzi dovrebbero andare a basket come una volta andavano o sull'altalena o sulla giostra o sugli autoscopi a divertirsi. Il momento stesso in cui il basket per qualche colpo di bacchetta magica diventasse di nuovo un divertimento per i ragazzini, in quel momento stesso secondo me i vivai ricomincerebbero a produrre giocatori veri, perché quando tu ti diverti vai a giocare, vuoi cominciare a vincere, si crea un circuito virtuoso della serie di quello che parlavo prima per gli jugoslavi, vuoi imparare, quando hai interesse ad imparare sei molto più ricettivo e quando sei molto più ricettivo anche capisci le cose che ti mancano. La tecnica comincia ad acquisirla non perché qualcuno te la inculca, ma perché tu vuoi impararla, che è una differenza sostanziale, per cui diventi giocatore di pallacanestro e continui a divertirti. Quando il basket invece di essere un gioco è un lavoro al quale vengono obbligati i ragazzi ogni giorno, come quello di studiare inglese, di studiare piano o fare ripetizione di matematica, in quel momento stesso tu avrai dei giocatori che avranno però tutto un enorme limite. Saranno giocatori, come diciamo noi a Trieste, imparati. Giocatori ai quali tu hai inculcato qualcosa, saranno dei robot che però non hanno fatto
la fase giusta, cioè quella di avvicinarsi da soli al basket, capire da soli cosa serve, da soli chiedere al coach che gli spieghi come e cosa deve essere fatto in una determinata situazione che lui ha già individuato per conto suo nelle partitelle con le quali si è trovato a giocare contro avversari che lo, o lo hanno battuto perché lui era fuori posizione di difesa, che cosa, ma perché questo mi scappava sempre? Guarda, se tu invece di scivolare incrociando le gambe fai questo movimento qua, hai molta più possibilità di tenerlo, però devi essere tu a chiederglielo, perché ti ha dato via, la prossima volta non ti darà più via. Perché quando ho fatto il cambio di mano mi ha tolto la palla? Sì, perché gliel'hai mostrata. Invece di fare il cambio di mano davanti così, se tu porti prima la palla, la copri col corpo e poi parti col passo incrociato, vedrai che non te la frega, anzi, lui si farà il movimento in avanti, sarà sbilanciato in avanti, tu riparti meglio. E allora tu ti alleni da solo a fare il cambio di mano giusto. Impari a fare una virata giusta, impari a fare un arresto e tiro giusto. Perché? Perché sei tu che lo vuoi imparare. Non che l'allenatore dica si fa così, si fa così cosa? Cosa e perché? La domanda perché, la classica domanda dei bambini, deve essere rivolta sempre. Cioè, quando io allenavo e io spiegavo una cosa e attendevo, primo che mi dice, Sergio, ma perché devo fare così? E quando uno mi dice perché devo fare così, quello è un possibile futuro giocatore di basket. Quello che non domanda perché non sarà mai giocatore di basket, almeno così da vedere. Bene, qualcun altro? Io avrei una domanda difficilissima. Secondo te chi è stato, dei giocatori del passato, del presente, il più grande tiratore puro jugoslavo? Cosa? Secondo me è stato Dalip Pagic. Vorrei la tua opinione. Allora, tiratore puro più incredibile è stato Danko Cevicevic del secondo. Lui era un tiratore che lo vedevi in allenamento, lui si metteva sulla piastrella e vederlo dal vivo faceva spavento. Lui riusciva a segnare da 8-9 metri 15, 20, 25, 30, 40 tiri. Perché lui aveva esattamente, contrariamente a tanti altri giocatori, aveva una meccanica di tiro che se tu facevi il filmato dei suoi 40 tiri in allenamento non riuscivi a capire quale fosse il primo, quale fosse il quarantesimo. 40 tiri fotocopia e aveva un movimento di polso sublime, cioè il polso proprio fluttuato. Lui partiva col tiro, gli aprono la palla e lui era una macchina. Lui era una macchina, era diciamo a livello penso del tiratore puro più straordinario che ci sia mai stato al mondo, che adesso sconvolgerò tutti quanti, ma penso che sia stato Oscar Schmidt. Lui era un'altra macchina, lui poi era tanto lungo, lui faceva questo movimento estremamente corto e faceva ogni volta sempre lo stesso movimento. Per me il tiratore puro è quello che fa ogni volta lo stesso movimento. Però ne abbiamo uno qui, il tiratore. Attenzione, una cosa è il tiratore puro, una cosa è tiratore naturale. Tiratore puro è uno che fa 40 su 40 in allenamento, non è detto che li faccia in partita. Tiratore naturale è quello che fa 35 su 40 in allenamento e 35 su 40 in partita. E quello era Kicharovic. Che Kicharovic era capace di tirare da qua, da qua, da qua, da dietro, a una mano, con l'altra mano. Lui, se tu gli mettevi a Kicharovic il canestro a 4 metri e mezzo, lo mettevi a 2,70 m, lui avrebbe fatto canestro comunque, perché lui sentiva la palla. Mentre invece questi giocatori come Cetichan, come Oscar, no, Dalip Pagic invece era un tiratore naturale. Dalip Pagic è un altro giocatore comunque che diciamo fa ridere pensare Dalip Pagic cosa farebbe giocando adesso. Cioè Dalip Pagic giocando adesso sarebbe imbarazzante, non dovrebbero lasciarlo giocare, perché insomma non si divertirebbe, lui lavoro servo, cioè, cosa mi diverto a fare con questi piani? Faccio canestro quando voglio.
Scusa Sergio, parlando di tiratori c'è Nonne che vuole farti una domanda. Naturale e puro. Mi ricordo che durante la trasmissione usava termini, quando uno sbagliava, tipo pollastro, usava termini forti. Ha mai avuto giocatori che ne ha ricordato queste... No, per curiosità. No, perché in Italia non eravamo abituati. Eravamo capodiste. Sì. E trasmettevamo le partite del campionato di Jugoslavo dove non sapevano l'italiano. Perché ha salvato la vita. Però penso anche, cioè, c'è stata una grossa soddisfazione che ho avuto un po' di tempo fa, parlando con Marco Millis, che insomma non era un grande tiratore, che non sono stato mai tanto tenero con lui. Però lui con me, cioè, ha detto io sono Sergio Tauscia di Capodistria, adesso mi uccide. Allora adesso mi uccide, invece no, ho detto, no perché, ma con tutto quello che ho detto, ma tu dicevi cose giuste Sergio, l'importante è essere giusti, non dire cose sbagliate. Cioè il fatto che lui non avesse tiro, non potrebbe essere. Anche Weiss penso che ti avrebbe detto. No, Weiss proprio un incappato. Cioè Weiss. Questo invece sono insulti al basket. Chris Dudley, che era un giocatore con insulti al basket, che è quello che mi ha fatto spuntare per dire che questo si guadagna da vivere giocando al basket. È un'infamia. Cioè questo mantiene famiglia e bambini giocando al basket, torturando tutto il mondo. È un'infamia. Bene, scusa, una curiosità. Pensa che il tiro da tre abbia aiutato o no il suo concetto di basket? No, è stata la morte. Ma questo è stata la morte. Questo l'ha detto Dragan Kičanović, tiratore puro. Casualmente, sia lui che Deli Basic hanno smesso di giocare prima che fosse introdotta la linea del tre metri. Un anno prima. Cioè, Kičanović ha giocato l'ultima stagione da semiprofessionista l'83-84 in Francia. Mi sembra a Villeurbanne, Francia. Subito dopo l'introduzione, dopo lì ha smesso. Deli Basic ha smesso un anno prima, quando è stato colpito da ictus, è andato a Caserta a giocare con Panic. La rivista croata, che dicevamo in redazione, ha fatto una lunga intervista a Kičanović quando aveva smesso di giocare. E dice... No, ma lei non ha dei rimpianti di aver smesso di giocare appena è stata introdotta la linea del tiro da tre punti e avrebbe potuto segnare tanto di più? Diciamo, dice no, sono proprio contento di aver smesso. Ha detto il tiro da tre sarà la morte del basket. Dice, immaginate me e Mirza cosa avremmo fatto se fosse esistita la linea del tiro da tre punti. Chi si sarebbe preso le briga di andare a prendere botte sotto canestro per fare canestro da sotto? O in entrata o con un tiro da distanza ravvicinata, se tirando i nostri tiri normali, perché loro tiravano sempre da tre normalmente, sia Kiccia che Mirza, se tirando i nostri tiri normali senza prendere botte avremmo preso anche un punto in più. Avremmo fatto tiro a segno per tutta la partita. Cosa sarebbe stato il passo? Ve lo immaginate? Questo l'ha detto Kičanović, cioè uno che avrebbe dovuto beneficiare del tiro da tre. Che è esattamente la cosa che è successa. La gente in questo dato momento si è messa a tirare il punto da tre. E la cartina di tornasole, come dico anche nel libro, è Drazen Petrovic, 17 anni, voi siete qui vicini, ha giocato una finale di Coppa Coras 1982, a 17 anni e mezzo, ha giocato una finale di Coppa Coras a San Lazzaro, a Padova, contro il Limoges. Aveva 17 anni e mezzo. E lui segnò quella partita 20 punti, praticamente senza un tiro da più di 4 metri. Lui non c'era la linea dei tre punti. Drazen Petrovic era tutto finta, passo d'incrocio, finta, ripasso d'incrocio, palleggio, hesitation, cambio di mano, re-hesitation, cambio di velocità, passo e tiro. Drazen Petrovic era una meraviglia per giocare quando era bambino. È stata introdotta la linea dei tre punti. Drazen Petrovic è un grande perfezionista, si è allenato come un disgraziato sul tiro tre punti e segnava solo da tre. Drazen Petrovic è andato in America famoso come tiratore. Drazen Petrovic quando era piccolo veniva soprannominato Kamenko in serbo sarebbe un soprannome per dire pietraio, uno che ha la mano di pietra.
Lui era senza tiro, lui infatti faceva miracoli nelle, era un talento spaventoso, faceva miracoli nelle giovanili del Sipenka senza un tiro da più di mezzo metro, lui andava solo in entrata, assist eccetera, perché non aveva tiro. Lui con l'introduzione del tiro a tre punti ha cominciato a tirare da tre, è diventato tiratore, cioè si è snaturato completamente. Se non fosse esistita la linea dei tre punti, Drazen Petrovic sarebbe stato una meraviglia assoluta. Cosa sarebbe stato Kukoc senza linea dei tre punti? Kukoc senza linea dei tre punti. È stato famoso per la Kukocia, perché una volta ha fatto 11 su 12 oltre americani, casualmente, ma è stato tutto meno un tiratore. Cioè la linea, il tiro da tre ha rovinato il basket. Beata loro, che io sono tanto vecchio ormai da aver visto il basket prima dell'introduzione del tiro da tre. Ma beata loro. Bene, vi ringrazio. Grazie.